benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Diventa sempre più acceso il dibattito attorno al cantante Wax, noto al grande pubblico dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Dopo l'ultimo concerto, le reazioni sono state forti e contrastanti, tra chi lo apprezza per il suo stile unico e chi invece rimprovera la sua propensione allo show a discapito della canzone. Questa critica non è nuova per l'artista. Rudy Zerbi, storico professore di canto del talent di Canale 5, aveva già espresso in passato il suo consiglio a Wax, ovvero quello di concentrarsi maggiormente sulla musica, rispetto all'effetto scenico. Durante il suo percorso in Amici, Wax aveva già creato dibattito per il suo approccio spettacolare alle esibizioni. Un video diventato virale sui social mette in luce l'ultimo live di Wax, mostrando il cantante in scatenate mosse danzanti e gesti audaci, con molti che sostengono l'utilizzo del playback durante l'esibizione. Al centro delle discussioni, in particolare, il momento in cui ha utilizzato lo sparascintille, con diversi utenti web che si domandano la veridicità dell'esibizione live. In aggiunta, l'artista ha anche sollevato la maglietta, dando vita a un breve balletto. Le opinioni del pubblico sono contrastanti. Mentre un segmento della sua fanbase sostiene il suo modo di esprimersi e coinvolgere gli spettatori, altri mettono in discussione le sue qualità canore, accentuando ulteriormente le polemiche attorno al cantante. Tuttavia, nonostante le critiche, molti dei suoi fan rimangono al suo fianco. Nel frattempo, Wax vive un periodo intenso dopo Amici. Per quanto riguarda la sua vita privata, si moltiplicano le voci, tra cui quella di una possibile vicinanza con Giulia Stabile, ma al momento non vi sono conferme ufficiali a riguardo. E tu, cosa ne pensi? La polemica attorno a Wax è giustificata? O è semplicemente il prezzo da pagare per un artista che vuole rompere gli schemi? Condividi la tua opinione nei commenti e partecipa al dibattito. La musica, come l'arte, è soggettiva. E ogni voce conta. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!